Luca Passadore, dal terzo posto lo scorso anno al primo di quest'anno, miglior portiere della C1 del Trentino Alto Adige, soddisfatto? Penso insomma sia una cosa ovvia. No, certamente molto soddisfatto, sono contento della stagione che abbiamo fatto, comunque un secondo posto contro una corazzata come l'Olimpia Rovereto e una coppa che per noi è un traguardo incredibile, quindi molto soddisfatti. Tra l'altro avete fatto anche l'esperienza fuori regione, insomma siete comportati bene anche lì? Certamente, rispetto ad anni scorsi era una sfida più fattibile, probabilmente se li avessimo incontrati a dicembre sarebbe stato molto molto... diciamo interessante lo scontro, ci siamo ritrovati verso la fine un po' scarichi. Beh, a parte il campionato della stagione del Pineta, la stagione di Passadore è stata positiva? La stagione di Passadore è stata un po' piena di problemi fisici, però è stata positiva. Diciamo che venivo da una stagione dove avevo fatto un'andata molto buona e un ritorno sempre fermo per infortuni. Quest'anno mi sono messo in gioco in una squadra magari meno forte, però con delle comunque prospettive ampie, siamo riusciti a raggiungere comunque una Coppa Italia che probabilmente è stato per noi come vincere il campionato. Prossima stagione? Prossima stagione da vedere, i guai fisici mi portano a pensare di iniziare a guardarlo questo sport piuttosto che praticarlo, però non si può mai sapere, quindi vediamo.